Gentili spettatori di Fiumicino Online, ho qui accanto a me Mauro Gonnelli, uno dei candidati per le prossime elezioni a sindaco che si terranno a maggio qui a Fiumicino. Ma vogliamo fare qualche domanda specifica? Perché questa tua candidatura? Che cosa tu vuoi offrire ai cittadini e che cosa ti ha dato questa spinta? Perché stiamo vedendo che è una lotta abbastanza dura, siete tutti molto agguerriti. Allora, iniziamo da che cosa mi ha dato questa spinta. La mia candidatura non nasce solo e semplicemente dalla volontà personale di candidarmi a sindaco. In realtà la mia candidatura nasce proprio da una scelta che viene dalla città, da una scelta civica, da molti ragazzi, dagli abitanti di Fiumicino che volevano e rivendicavano un candidato locale che fosse espressione di questo territorio, un candidato che vive quotidianamente la città, che manda i figli in queste scuole, che qui è cresciuto, insomma, volevano una candidatura che fosse figlia della comunità. Di fronte alle candidature che si stavano prospettando all'orizzonte, gli stessi comitati cittadini, gli amici comuni e la gente di tutti i giorni, che fortunatamente ho sempre avuto la forza e anche l'opportunità di incontrarli quotidianamente, hanno chiesto di proporre la mia candidatura. Effettivamente è stata poi una candidatura che riteniamo nel centrodestra essere quella che sarà la candidatura vincente. Abbiamo visto che in pochi giorni dall'uscita della candidatura abbiamo avuto l'opportunità di aggregare praticamente gran parte delle liste civiche che in questi anni avevano fatto un ottimo lavoro sul territorio. E insieme al PDL anche gli stessi amici dell'UDC hanno immediatamente sposato questa iniziativa, per cui è stata quella candidatura che ha permesso al centrodestra di ritrovarsi unito. Vorrei però, ci tengo anzi a precisare e chiarire che io sono il candidato sindaco, ma questo non significa essere il capitano della squadra. La grande inversione che abbiamo in mente, la grande rivoluzione è quella di fare questo cambio generazionale importante per permettere ad ogni cittadino di essere i capitani di questa squadra di governo. Qual è la nostra passione per il futuro e cercare di non rompere più, come purtroppo in delle occasioni è successo, quel cordone ombelicale che ci lega con la città, e mettere in moto tutti gli strumenti di partecipazione possibile per fare in modo tale che il nostro programma di governo sia costruito con ed insieme ai cittadini, che ci siano delle opportunità di un monitoraggio e di un controllo continuo da parte dei cittadini, insomma, che ogni singolo elettore, ogni singolo abitante di questo comune ridiventi protagonista della vita amministrativa della sua città. Abbiamo voluto impedire, a differenza di altri, delle invasioni che venivano fuori campo, invasioni che non erano del nostro territorio e che se dopo molti anni, forse 50, decidono di ritornare qui, probabilmente hanno interessi diversi da quello dello gestire la quotidianità di questa città. Questa città ha bisogno di ripartire dalle cose semplici, dalle cose di tutti i giorni, cercando di rilanciare quella speranza che ci possa permettere di uscire fuori da questa crisi. Il fatto che all'interno delle nostre liste ci sono tantissime liste di giovani è per noi motivo d'orgoglio, perché uno degli obiettivi principali che ha mosso la candidatura è quello di cercare di creare e gettare il seme di una nuova classe dirigente. Vogliamo in sintesi una città che sia governata dai figli di Fiumicino. Allora Mauro, e tu sei nato a Fiumicino, sei stato per tutti questi anni qui a Fiumicino, non ti sei mai mosso. Adesso ti stai presentando come sindaco. Provi delle emozioni, che cosa provi? Puoi raccontarcelo? Le emozioni sono sicuramente molte, c'è entusiasmo, c'è la piacevole constatazione che tantissimi giovani e tantissime persone spontaneamente sono venute a manifestarmi la loro solidarietà e il loro essere disponibili affinché questa vittoria possa essere colta al primo turno. La cosa però che provo più di ogni altra è un fortissimo senso di responsabilità verso ogni abitante di questa città. È da una parte un peso, dall'altra una battaglia che voglio vincere. Qui vive la mia famiglia, qui vivono i miei figli. Nei confronti loro e nei confronti dei figli di ogni cittadino, io sento questa responsabilità di dover governare bene. E questo è quello che mi dovrà guidare nei prossimi 5 anni.